Salve a tutti, riprendiamo un attimo l'argomento di storia. Abbiamo visto il 300, la formazione insomma un po' delle monarchie e degli stati regionali. Però ecco, volevo soffermarmi su altri due argomenti importanti di questo periodo che sono lo scisma, cioè la Chiesa e lo scisma d'Occidente e poi successivamente la guerra dei 100 anni. Ora affrontiamo lo scisma di Occidente. Allora, come se vi ricordate, avevamo già visto, affrontato la questione di Filippo IV il Bello dello schiaffo di Anagni, dove appunto Bonifacio VIII viene poi imprigionato, seviziato e poi morirà di lì a poco. Avevamo visto che la sede papale a quel punto, nel 1309, verrà spostata da Roma ad Avignone e qui vi rimase fino al 1377. Dopo Bonifacio VIII fu Gregorio XI a guidare la Chiesa, ma quando Gregorio morì, ovviamente la sede papale era Avignone. I cardinali si trovarono in disaccordo su chi dovesse succedere come nuovo papa e ci fu un vero e proprio scisma, cioè i cardinali italiani elessero Urbano VI e quindi insediarono a Roma il nuovo papa. Ovviamente con l'appoggio dell'Inghilterra e con gli Asburgo d'Italia, perché l'Inghilterra e gli Asburgo appoggiarono questa nuova elezione? Perché ovviamente la Francia con Filippo IV il Bello aveva comunque e avendo il papato, insomma, l'Avignone stava acquistando potere, quindi per contrastare il crescente potere francese Inghilterra e gli Asburgo decisero di appoggiare il cardinale italiano, quindi per far ritornare, diciamo, il papato a Roma. D'altra parte, i cardinali francesi elessero Clemente VII e ovviamente lo insediarono a Avignone, con l'appoggio, appunto, c'era la Francia da una parte e Castiglia e Aragona dall'altra, quindi anche l'appoggio della Spagna. Questa situazione, questa divisione praticamente caratterizzerà la Chiesa dal 1378 fino al 1417 e venne appunto chiamato il Grande Scisma d'Occidente. Ovviamente questa situazione di sicuro indebolì la Chiesa, non la rese assolutamente più forte, tutt'altro. E questa situazione si concluderà appunto nel 17 grazie al concilio di Costanza, durante il quale verrà eletto un nuovo papa unico per tutti, cioè Martino V, e quindi si troverà una soluzione in questo papa e proprio perché la Chiesa si era resa conto che questa divisione l'aveva indebolita e che molti dei fedeli diciamo, stavano abbandonando, no, la Chiesa o comunque avevano cominciato a prendere anche una via più laica, anche perché poi, come vedremo, tra il 400 e il 500 c'è una nuova corrente culturale che è l'umanesimo e il Rinascimento, che vede proprio anche un distacco dell'uomo dalla Chiesa, un nuovo modo di concepire il rapporto uomo-Chiesa. Ma oltre a questo, si formarono a causa di questa divisione molte sette, molti riformatori, e quindi diciamo la Chiesa rischiava di perdere a causa appunto di questa disgregazione interna poteri e il controllo sui suoi fedeli. Ok, quindi questo fu sicuramente un evento importante che vorrei che vi ricordaste. Ma
L'altro evento molto più consistente che ha caratterizzato il 300 e anche il 400, perché in realtà durerà appunto 100 anni, è la guerra dei 100 anni, che va dal 1337 al 1453, quindi anche nel periodo che abbiamo preso in considerazione, appunto 1300-1492. La guerra dei 100 anni è sicuramente uno degli eventi storici più importanti che riguarda questo periodo. Innanzitutto, chi sono le principali forze coinvolte? Diciamo, la guerra dei 100 anni si combatte tra Francia e Inghilterra. Sappiamo, ormai l'abbiamo visto anche nel 200, sono secolari gli scontri per il possesso della Bretagna, della Normandia, della Francia del Nord, il possedimento, poi sono legami dinastici che oramai ci sono da secoli, li abbiamo già visti, no? Insomma, da Giovanni Senza Terra in avanti, insomma, e anche per il dopo, quindi abbiamo Guglielmo il Conquistatore, insomma, abbiamo già visto un po' quei legami, no? Che erano nati e diciamo i conflitti politici e gli interessi politici fra Francia e Inghilterra e la territorialità. Il conflitto in questo caso scoppia per motivi di successione al trono, cioè alla morte di Carlo IV, che è vissuto fra il 1294 e il 1328, il trono di Francia è conteso da due suoi nipoti, che sono Filippo VI di Valois, che era figlio di Carlo di Valois, nipote di Filippo IV il Bello, e da Edoardo III d'Inghilterra, che era figlio di Isabella di Francia, che era figlia di Filippo IV il Bello. Quindi entrambi avevano teoricamente diritto al trono. Ovviamente, grazie all'appoggio dei nobili di Francia, Filippo viene eletto re. Diciamo che Filippo ha un po' di manie espansionistiche e tenta di impossessarsi dei feudi inglesi che sono in Aquitania, cioè perché sapete, l'Inghilterra aveva ancora dei feudi appunto dati dalla storia precedente in Francia, e tende anche di estendere il proprio dominio sulle Fiandre, che sono molto legate per motivi commerciali all'Inghilterra. A questo punto Enrico III, che era già convinto di avere un diritto sul trono, cioè diritto di eredità al trono in Francia, considerate le mosse di Filippo, decide di non arrendersi. E quindi è convinto, oltretutto, oltre di essere legittimo al trono, anche di poter rivendicare a sua volta, come fa Filippo sui territori dell'Aquitania, lui pensa di poter rivendicare un diritto sui territori, sul Ducato di Normandia, quindi sul feudo della Normandia. Inoltre, non volendo l'ingerenza di Filippo sulle Fiandre, li aiuta, aiuta le Fiandre a mantenere l'indipendenza e di liberarsi appunto dai tentativi di dominio di Filippo. Quindi c'è uno scontro, diciamo, c'è un attrito. E questo attrito scoppia quando anche Enrico III si autoproclama a sua volta re di Francia nel 1337. Quindi di fatto c'è un re eletto e appoggiato dai nobili francesi e un Enrico III che si autoproclama re di Francia per legittimità, cioè di eredità al trono. A questo punto inizia lo scontro. Ovviamente sono 100 anni di guerra e questi 100 anni di guerra ovviamente sono giocati non tutti insieme, cioè la guerra avrà varie fasi, principalmente quattro fasi, diciamo così. Oggi noi vedremo le prime due fasi,
della guerra dei cent'anni, e poi magari riprenderemo in una sessione successiva gli altri due. Quindi la prima fase del conflitto si ha fra il 1337 e il 1360. Cosa succede? Che Edoardo, quindi scoppia questo conflitto, grazie alla forte organizzazione militare, no, e anche alla superiorità della flotta, soprattutto navale inglese, riesce a vincere le prime battaglie che si svolgono appunto sulla Manica, quindi sui paesi affacciati sulla Manica, che sono le battaglie di Crécy del 1346, la battaglia di Calais del 1347 e la battaglia di Poitiers del 1356. Quindi diciamo che la prima fase della guerra è tutta a favore dell'Inghilterra e si conclude nel 1360 con la pace di Bretigny, scusate, dove Edoardo III praticamente prende il dominio della Francia, di questa parte della Francia occidentale, ma rinuncia al trono, cioè dice ok, io mi accontento di possedere questi territori, in compenso non ambisco più al trono. Ovviamente questa situazione rimane stabile finché sono in vita i due re che hanno concordato questa pace. Quando nel 1369 sale al trono Carlo V, e quindi cambia il re e diciamo cambia anche la situazione, quindi diciamo la pace che era stata sottoscritta va in fanteria, perché Carlo V è diciamo convinto di volere riprendere i territori che erano stati acquistati nella prima fase della guerra dall'Inghilterra, e quindi riarma l'esercito e imposta, come ha visto e ha preso una gran bella risolata nella prima fase, decide di impostare una guerra di riconquista dei territori basandosi sulla tattica dello sfinimento militare, cioè tutta una serie di piccole battaglie, piccole incursioni anche da punti diversi, no? Quindi una discontinuità nelle battaglie che costringeva agli spostamenti delle truppe, dell'esercito, e quindi a sfinire di fatti i nemici. Questa tattica oggettivamente porta risultati, perché questa seconda fase si concluse a favore dei francesi con la firma di una tregua nel 1389, sottoscritta quindi dai due nuovi re, perché nel frattempo appunto anche Carlo V muore, quindi fra i due re che sono Carlo VI e Riccardo II, perché anche Edoardo III è morto, quindi fra Carlo VI di Francia e Riccardo II viene firmata questa tregua, ok, che porterà, diciamo così, al terminare la seconda fase del conflitto. Purtroppo il conflitto non si fermerà qui, ma riprenderà acceso nel 1415, ma questa seconda parte la vedremo un'altra volta.